Ciao a tutti, sono Antonio della pasticceria La Borbonica di Bologna. Un carissimo saluto a tutti gli amici di Sweet Bologna. Avete già pensato al dolce della domenica? Beh, io ci ho pensato a una bella ricetta per voi. E ho pensato alla ciambella, la ciambella della mamma, che fa mia moglie ovviamente, per i suoi figli. Perché dovete pensare che ogni famiglia che la domenica prepara la sua ciambella è sempre migliore di quella accanto. Ecco perché l'ho chiamata la ciambella della mamma. E un po' come a Napoli, no? Quando si fa la pastiera napoletana è sempre meglio di quella accanto. Bene, adesso vi elenco gli ingredienti, ovviamente con un piccolo tocco dello chef, per migliorarla sempre. Abbiamo il burro, che è 250 grammi, con lo zucchero zefiro, 250 grammi, zucchero zefiro perché è sottilissimo e va a migliorare ancora di più la ricetta. Poi abbiamo 240 grammi di uova intere e 250 grammi di farina con 10 grammi di lievito chimico, un pizzico di vaniglia, quanto basta ovviamente, e 40 grammi di latte. Adesso andiamo avanti. Ecco la nostra densità per la ciambella. Bene, adesso la ciambella della mamma è pronta per essere infornata. 180 gradi per 15 minuti, valvola chiusa. Ovviamente per chi è a casa, forno chiuso. Dopo altri 10 minuti con valvola aperta. Per chi è a casa, un piccolo straccetto vicino al forno per far sì che dà modo di uscire un po' di calore e la ciambella si asciuga. Pronto! Mi sembra giusto che nell'attesa ci prendiamo un bel caffè. A saluto a vostro! È pronta, andiamo a vedere. Una volta fatta raffreddata, la sformiamo. Prendiamo lo zucchero a velo Eridania. E lo completiamo mettendolo su. Vi è piaciuto? Fateci sapere che cosa ne pensate delle ricette di Sweet Bologna.